Signore e signori, buonasera. A nome della Fondazione Premio Luigi Vanvitelli, che ho l'onore di presiedere, e a nome della città di Caserta, che in questo momento è in un giorno di festa. Ma oggi credo che sia in un giorno di festa non solo particolarmente Caserta, ma forse il paese intero. Desidero richiamare infatti la vostra attenzione affinché diventino uno soltanto i nostri cuori in questo che vuole essere un momento sacro, laicamente sacro, come può essere sacro un momento che vede tutti raccolti in un tempio della storia, in un tempio dell'arte, in un tempio della musica. Non a caso questa cerimonia internazionale che presiede questa sera il Rettore Magnifico dell'Università Federico II di Napoli, una delle più antiche università d'Italia che si deve ad un grande imperatore svevo che tanto ha segnato la storia del mondo e del nostro Mezzogiorno, non a caso, dicevo, stamattina si è svolto il convegno di studi Segni e simboli della sovranità. Una sovranità fatta di tante, tante sfumature, sovranità costituzionale, sovranità dei popoli, sovranità della legittimità, ma soprattutto sovranità delle arti, del bello, del bene. Abbiamo avuto con noi, e sono qui con noi in sala, è importante che io li ricordi tutti, il professor Carlo Mongardini dell'Università La Sapienza, il professor René Pilorget dell'Università di Lille, il professor Andreas Krauss dell'Università di Monaco di Baviera, il professor Christophe Réveillard dell'Università La Sorbonne di Parigi, il professor Thomas Fleming del Rockford Institute, il professor John Logland del British Helsinki Group e ancora il sindaco aggiunto della città di Versailles, la città naturalmente gemella con Caserta, unita ad esse dalle regge più belle del mondo e dal condividere anche un destino comune in problemi, in bellezza, in splendori e anche in urgenze, quali sono quelle che sono determinate dalla convivenza con un grande monumento come questo. Il professor Jean-Paul Bled, il professor Chauffeur Rivard, che è il sovrintendente di Versailles. Ospiti straordinari, dicevo dunque. Ricordo anche Monsieur de Bolancourt, che è il consigliere regionale dell'Île-de-France, e Monsieur Parmentier, che è il capo gabinetto del sindaco di Versailles. Con l'Università Federico II, la seconda università di Napoli, l'Università di Cassino, e la vicinanza concreta, etica soprattutto, delle nostre amministrazioni, e ringrazio in questo momento il sindaco di Caserta, dottor Luigi Falco, come anche il presidente della provincia di Caserta, Riccardo Ventre, è possibile realizzare un momento come questo. Il premio Vanvitelli ormai è giunto alla 18ª edizione, ha animato la Reggia con grandi personalità di fama planetaria. Noi abbiamo questa sera illustri premiati per la saggistica e per la letteratura e abbiamo il grande maestro Luciano Berio, compositore, maestro del Novecento, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia. Maestro Berio, non capita spesso nella vita di una persona provare quello che io e Massimo Farnioli abbiamo provato oggi pomeriggio quando alle 15:10 in quel cielo nuvoloso che tutto prometteva, fuorché il felice esito dell'atterraggio, abbiamo visto la musica scendere dall'alto. Il maestro è arrivato con un elicottero che lo accompagnava appunto dalla Toscana dove egli vive. Scendeva un secolo di musica e di bellezza. Ed è un momento sicuramente irripetibile che questa sera continuerà raddoppiandosi nei cuori di ognuno e nelle esperienze che voi sentirete formulare in questo impegno che
tutte le istituzioni del territorio, le università, il mondo accademico ci aiutano a portare avanti, cercando di testimoniare sempre l'appartenenza comune alla milizia dell'anticonformismo intellettuale e della libertà del pensiero, che costituiscono la forma di fare il soldato e la cresima, credetemi, più difficile, contribuendo così al faticoso cammino di rinnovamento e progresso della civiltà umana. Io vi ringrazio e do inizio alla cerimonia di premiazione. Ecco la motivazione del premio internazionale Luigi Vanvitelli 2001 a Luciano Berio. A Luciano Berio il conferimento del premio internazionale Luigi Vanvitelli è motivato dalla e per egli testimoniato la civiltà italiana nel mondo, per essere stato simbolo di milizia umana ed intellettuale nella libertà del pensiero e nell'anticonformismo culturale, per aver aperto alla musica contemporanea, segnando un secolo con le sue composizioni, nuove dimensioni nella ricerca di itinerari, veramente iniziatori di un uomo moderno, capace di rinascere dalla sensibilità e dal gusto, temperati dalla forza delle coscienze e della storia, come dalla traslucenza delle nuove ere che si affacciano sul teatro del mondo, contribuendo in modo determinante al faticoso cammino di rinnovamento e progresso della civiltà, con il dare voce attraverso la musica tanto all'umanità e alla materia quanto all'ineffabile e all'invisibile. Io prego anche il dottor Falco, il presidente Ventre, sindaco di Caserta e presidente della provincia, di essere vicini al rettore tessitore nella premiazione del maestro Luciano Berio. Vi ricordo che il premio è il tetradramma d'oro, simbolo della Fondazione Vanvitelli, che rappresenta ad opera dello scultore Cherubini, con un conio appositamente fatto, le porte della chiesa di Piazza del Popolo che sono state disegnate da Luigi Vanvitelli. Maestro, io la prego di venire qui tra di noi. Noi della giuria lasceremo questo banco per lasciare spazio al maestro Luciano Berio e a Massimo Fargnoli. Sentiremo da entrambi una conversazione, un dibattito, conferenza, una conversazione in musica e poi seguirà il concerto. Allora, in genere si inizia dicendo che qualcuno è particolarmente emozionato per fare qualcosa di così importante. Io purtroppo non posso sottrarmi a questo perché l'emozione mia ha una radice molto profonda, molto antica nei rapporti col maestro Berio. 9 anni fa, esatti a quest'ora, era l'8 maggio del 92, egli per la prima volta in Italia eseguiva la sua sinfonia Rendering, la ricostruzione della sinfonia numero 10 di Schubert, una delle tappe, degli snodi proprio dell'ultimo periodo della musica contemporanea italiana e non solo. E questo avveniva presso l'Orchestra Scarlatti della RAI, della quale era appunto all'epoca direttore artistico, a un auditorium, una sala che ora non c'è più, come tutti sapete, quella sala adesso è uno studio televisivo. E quindi attraverso questa catastrofe,
culturale che Napoli e anche la Campania ha vissuto, io ho un ricordo ancora più forte, perché quello fu, diciamo, l'ultimo momento veramente esaltante di una stagione lunghissima. E maestro Berio finì la stagione praticamente con quel concerto, nel quale appunto c'erano anche le folk songs che noi ascolteremo più dopo questo piccolo incontro. E questa è una brevissima premessa, voglio lasciare tutto lo spazio al maestro Berio, perché è molto importante che lui, proprio con la sua presenza, con la sua straordinaria sagacia proverbiale, ci accompagna un pochettino in un itinerario così straordinario che è stata la sua militanza, appunto, sia sul piano musicale artistico che intellettuale. Infatti gli voglio rivolgere proprio una domanda, perché è successo questo: l'altro giorno mia figlia, 11 anni, si è trovata a maneggiare le sequenze che lui ha inciso fatto incidere per la Deutsche Grammophon, questo bellissimo cofanetto di colori molto vivaci, e lei, sfogliando, ha visto tante fotografie di questo maestro e mi ha detto: papà, ma Berio è un genio? Allora io ho detto: ah, lo devi scoprire tu, sei un genio. E lei mi diceva: fammi sentire questa musica. Io gliel'ho fatta sentire. E lei: papà, non riesco tanto a capirlo, ma però mi sforzo, voglio capire. Ho detto: geniale, è qualcosa che noi arriviamo a comprendere, probabilmente, diceva lei. Perché sì, ho detto, dicevo, è certo, però tu ti devi sforzare di arrivare, di costruirti delle categorie, dei sistemi di interpretazione, perché possa poi a quel punto capire. L'immediatezza va bene, ma poi ci vuole anche una mediazione comunque intellettuale e culturale. È molto difficile parlare così ai propri figli oggi, sapete benissimo, perché fargli riconoscere un genio da un personaggio televisivo è difficile, perché sono portati a identificare la genialità proprio con la presenza. Allora ti faccio questa domanda: Berio è un genio? È una domanda, direi, che non mi tocca, non mi concerne, e neanche, scusa, neanche mi interessa. Ci sono delle categorie mentali, come quella del genio, come quella dello stile e tante altre, che sono direi, sono inutili, perché invogliano le persone a staccarsi dalla realtà, dalla concretezza, dalla sostanza o dalla spessore culturale delle cose, e guardarle in superficie per come appaiono. Quindi non saprei proprio cosa rispondervi. È un concetto che mi è direi estraneo, anche se per comodità spesso lo usiamo, come l'hai usato tu adesso. E a me interessa il lavoro delle persone, che sia musica o sia altro, che sia Vanvitelli o che sia Haydn, non so, o un altro grande musicista, per quello che contiene, e mi interessa esplorarlo. Infatti, usare la parola genio vuol dire invitare a non esplorare, a non entrare dentro le cose, ma a guardarle dall'esterno. Ma infatti era una provocazione. Ma comunque, prima vorrei aggiungere una cosa, però, che a proposito di emozioni, di genio, eccetera, è che è la prima volta, che mi vergogno di dirlo, è la prima volta che vengo a Caserta, e sono rimasto veramente sopraffatto dalla bellezza di questo luogo, dalla regia, dal giardino, eccetera. Mi auguro che una persona così sensibile e intelligente come la signora Campanile possa realizzare tutti i suoi progetti, che sono veramente importanti, e che tendono a trasformare la regia di Caserta in una regia culturale. Infatti io ho sempre pensato che Napoli è stato un po' il cuore dell'Italia per molti aspetti. E perché no? Cercare di riportare questa parte, questo cuore italiano, diciamo questo cuore peninsulare, a funzioni e a responsabilità culturali e spirituali anche di grande portata.
Con la parola genio mi riferivo alla consapevolezza di essere nella storia e io credo che questa comunque, qualcuno che scrive come scrive e come ha scritto lui, sicuramente ce l'ha. È una consapevolezza sicuramente con grande, di grande pudore anche, non diciamo esternata e diciamo messa in gioco, però diciamo che questo è poi quello che ci è sempre interessato del personaggio di Berio, questa estrema voglio dire riservatezza, questa estrema diciamo capacità anche di offrire la propria arte senza sovrapporne poi una diciamo personalità aggressiva o comunque una richiesta di attenzione eccessiva, sempre lavorato appunto in questa dimensione. Però io gli voglio chiedere perché questo. Perché c'è il rigore forse. Non credo che sia un problema di sensibilità più che di provenienza. Io gli voglio chiedere qualcosa, adesso entriamo un po' più nello specifico, perché avendo a disposizione un personaggio di questi, voglio dire, non è che capita tutti i giorni, quindi gli chiediamo delle cose anche specifiche nel senso musicale, ma non da un punto di vista del linguaggio, dal punto di vista proprio forse stesso della percezione. Sembra banale chiedere dove può andare la musica in questo momento, ma esiste una musica, esistono tante musiche. L'interazione fra le culture è stata una conseguenza o una causa poi di un effetto di globalizzazione che porta comunque delle conseguenze anche negative o comunque discutibili. Questo ci interessa di capire perché lui è sempre stato un artista, un compositore che ha tenuto sempre conto di tutte gli stimoli, di tutti i suggerimenti che potevano arrivare da qualsiasi parte. Infatti le folk songs che ascolteremo è proprio una testimonianza diretta. Ecco, questo ci interessa molto capire. Direi che una delle ragioni per cui questo il secolo scorso, ha un certo effetto dire il secolo scorso, il Novecento, diciamo, è uno dei più ricchi nella storia della musica, è proprio per questa apertura su culture diverse. È una storia lunga, complicata, che è cominciata nascostamente, addirittura con Gustav Mahler, poi è esplosa con Stravinsky e con Bartok. E questi sono stati segnali importanti, dati da grandi musicisti, da grandi creatori. E nel caso di Stravinsky, per esempio, è curioso, tutti i suoi grandi lavori fino a una certa epoca, fino agli anni 20 circa, erano pieni di riferimenti al folklore russo. La Sagra della Primavera, che è stata un'opera che ha sconvolto la musica nel 1913, è piena di riferimenti al folklore russo. Non è tutto autentico, quando non aveva riferimenti diretti, Stravinsky lo inventava il folklore russo, quindi c'è un labirinto di riferimenti diretti o indiretti. Reali o virtuali nell'opera di Stravinsky, riferimenti al folklore russo, che fa una grande impressione. E questo avviene in un tessuto musicale, un pensiero musicale che eredita molte cose della storia europea, della nostra cultura musicale. Bartok, poi, poco dopo, ha assimilato molti aspetti della musica popolare. Di tradizione orale anche, infatti lui ha passato molti anni andando in giro per l'Europa dell'Est e anche nel Nord Africa per trascrivere canti popolari che poi ha assimilato in maniera molto, molto, molto complessa, molto bella e molto drammatica anche perché Bartok era un musicista di formazione classica, quindi si sentiva questo dialogo tra formazione classica, un ideale classico, un ordine classico, diciamo. Infatti la proporzione aurea era presente sempre nella musica di Bartok e la musica popolare. E questo è sono indicazioni di un fatto per me essenziale, quello della complementarità fra le cose. La filosofia tedesca ci ha abituato a giudicare le cose in maniera, diciamo, binaria, sì o no, bello, brutto, buono, cattivo. Infatti una grande mente come quella di Adorno, che ha studiato la musica del Novecento come nessun altro forse,
era però condizionata da questa prospettiva moralistica e binaria del bene e del male, del bello e del brutto. Per lui infatti Schoenberg era il bene, infatti Schoenberg è stata una presenza fondamentale nella nostra cultura musicale, e Stravinsky era il male. E infatti nel pensiero di Adorno manca una figura essenziale, non ne parla mai, come se non esistesse, Béla Bartók, appunto, perché non rientrava in certi binari di pensiero che erano tipici del suo atteggiamento nei confronti della musica. E noi siamo tutti grati a Adorno per il suo pensiero, per i suoi studi fondamentali sulla musica, però possiamo rimproverargli questa assenza, questa, direi proprio per usare un termine a lui caro, questo rapporto dialettico che c'è fra le cose diverse. Il diverso gli era estraneo, mentre invece noi oggi, dopo tanti anni di studio, di ricerca e di amore anche per culture un po' diverse dalla nostra, ci interessa il diverso, non come opposizione, ma come possibilità di complementarità tra cose diverse. Ed è questo che a me interessa molto, evidentemente. Mi sono sempre interessato di musica popolare in diverse forme, e amo molto la musica, se mi è permesso dirlo, quindi mi interessa la musica, come dire, amo le persone, quindi mi interessano anche le persone. E nel 2001 si intravede qualche cosa, come per esempio c'era questo rapporto, diciamo, dialettico, se vogliamo, tra Stravinsky e Schoenberg, ma nel 2001 si pone anche rispetto ad altre etnie, altre culture, un riconoscimento, non dico sul piano strutturale del linguaggio, ma sul piano proprio, diciamo, della comunicazione con altre forme, proprio altre culture musicali. Io non dico il rock, non dico, perché sono ormai abusate un pochino queste formule, però ci sono degli artisti in evoluzione che usano anche probabilmente dei linguaggi differenti. Con loro, se è possibile, secondo te, entrare in rapporto o comunque cercare una complementarietà? Direi di sì. Io per esempio mi sono sempre un po' interessato al jazz, che ha avuto una forza, è stata una presenza importante nell'evoluzione musicale degli Stati Uniti. Jazz che ha avuto radici altrove, naturalmente non negli Stati Uniti. E penso che abbia avuto un'influenza veramente fondamentale anche nel modo di essere nella musica. Negli Stati Uniti il jazz ha preso quello che era per noi la musica da camera fatta in casa, suonare a quattro mani oppure suonare il quartetto in casa, come io sono cresciuto con questo in casa. In America c'era il jazz, che però ha influenzato il modo di suonare anche. Tecnicamente ci sono degli aspetti molto, molto interessanti nel jazz, i modi di attacco, il fatto armonico, eccetera, hanno costituito dei valori proprio che sono rimasti nella cultura musicale americana. Poi oggi il mondo è a nostra disposizione, in certo senso, possiamo conoscere tutto quello che succede in parti molto lontane, in zone molto lontane, sperdute anche del pianeta Terra, e quindi non c'è limite alle nostre conoscenze e poi alle nostre emozioni. Io mi sono occupato per esempio di musica delle certe comunità del Centro Africa, dove questi gruppi di 40-60 persone si mettono insieme e non hanno neanche il concetto di musica, però hanno un concetto molto rigoroso di come comportarsi in certe occasioni della loro società, o di riposo, celebrative, eccetera, e elaborano dei ritmi, ognuno elabora il suo ritmo e si installa nel suo comportamento proprio fisso, ripetitivo,
e ne viene fuori una sorta di cattedrale sonora molto impressionante, fatta con trombe primitive, col battito delle mani o con la voce. E usano una tecnica che mi ha dato molto emozione scoprire che era molto vicina alla tecnica pre-polifonica europea, quella che si chiama Oketus, dove c'erano due musicisti che si scambiavano le note, giocavano a tennis, insomma, con le note di una melodia. E nel Centro Africa c'era questa tendenza, una specie di insomma, una cosa analoga a questa delle tecniche pre-polifoniche dell'Europa. E quindi ci sono tante scoperte da fare e penso che i musicisti oggi hanno possibilità di imparare dappertutto. È importante non chiudere le orecchie e il cervello e soprattutto educare continuamente un rapporto creativo e dinamico appunto fra le orecchie e il cervello. Passiamo un po' a quella che è una tua responsabilità invece diversa, quella che ti vede presidente della massima istituzione italiana, cioè l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la più antica istituzione in assoluto, credo che sia stata fondata nel 1530, se non sbaglio. No, 1496. 1496. E quindi diciamo che è la massima istituzione. E lì però tu hai un ruolo, diciamo, diverso. Lì crei delle mappe, dei percorsi, diciamo, a disposizione del pubblico per orientarsi nel vastissimo panorama appunto della musica contemporanea e non. Ecco, come vivi quest'altro tipo di esperienza, di ruolo? Beh, mi impegna molto e mi interessa, naturalmente, se no non l'avrei accettato, tanto per rispetto a questa gloriosa accademia che è sicuramente la più antica del pianeta Terra. Tra i suoi primi membri sono stati Luca Merenzio e Palestrina. Questo vi dà un'idea delle dimensioni di questa istituzione. E poi ha una storia molto gloriosa, e una biblioteca favolosa con 360 volumi, ma con grandi manoscritti di Rossini, Bellini, Donizetti, eccetera. E direi che Roma ha in certo senso, fino a un certo momento, degradato questa istituzione. Roma è una città, come tutti sapete, è una città molto complessa, molto centrifuga, se volete. Non ha un centro. In effetti un centro c'è, che è il Vaticano. E per quel che riguarda la musica, il Vaticano è colpevole di cose addirittura nefaste. Una volta il Vaticano ospitava la grande musica, Palestrina, Luca Marenzio, e così via attraverso i secoli, come ha ospitato la più grande pittura della nostra civiltà. Ma in questi ultimi decenni il Vaticano non si è più interessato di musica. E quindi l'Accademia di Santa Cecilia si è trovata sola a cercare di dare una omogeneità, di dare una prospettiva, di dare un senso alla vita musicale dentro e intorno a Santa Cecilia. Quello che mi interessa fare è quello di aprirla, di dialettizzarla, se volete, complementarizzarla, e aprirla a nuove esperienze, tenendo presente però che non è una società di concerti, è anche una grande istituzione culturale, non è solo una grande stagione di concerti sinfonici, con coro, concerti da camera, con grandissimi solisti, eccetera, ma è anche un'istituzione culturale e soprattutto formativa. Infatti i nostri programmi per le fasce di età molto più giovani dei bambini vengono sviluppati allegramente proprio adesso, ci sono corsi di perfezionamento con grandi solisti, eccetera. Quindi a me interessa di aprire questa istituzione a diversi livelli e provocare, aiutare diversi contatti con l'esperienza musicale, non solo quella del rituale del concerto, che spesso è inutile.
spesso quando non è protetta, alimentata da altre cose, diventa sterile, diventa feticcio. E io sono proprio fisiologicamente contro il feticismo. Quindi spero che l'Accademia di Santa Cecilia possa contribuire a una visione diversa, a un rapporto diverso con la musica. Quest'anno c'è stato un ciclo straordinario all'Accademia di Santa Cecilia, del quale sono stato parzialmente testimone, che sono state l'integrale dei concerti e delle sinfonie di Beethoven dirette da Claudio Abbado con Berliner Filarmonica. È stato un momento molto alto, anche perché devo dire che è raro che noi riusciamo ad ascoltare tanta musica, magari omogenea in quel caso di Beethoven, però a quei livelli e a quel lavoro enorme che ha fatto Abbado di scavo proprio delle partiture. C'è stato quasi una nuova, abbiamo quasi scoperto una nuova dimensione di queste sinfonie, e l'emozione effettivamente era grande. Quindi appuntamenti di questo genere danno la possibilità all'Italia intera di crescere anche nell'offerta musicale, e purtroppo noi da queste parti abbiamo invece una carenza strutturale enorme. Non facevo cenno alla chiusura dell'Orchestra Scarlatti e la RAI, che ormai sono 9 anni, ma è una ferita profondissima che non si riesce più a rimarginare, credo, perché è l'unico centro di produzione musicale della regione. Quindi quando parlavi del Vaticano, delle curve, pensavo alla RAI, a quel punto un'altra enorme, diciamo, struttura, un'altra enorme casa che non accoglie però queste cose, e lascia poi senza musica, voglio dire, una fetta consistente poi della sua, diciamo, di tutte le persone che fruiscono per altri versi. Io per concludere, per così, volevo chiederti di fare una riflessione senza domanda, su questa serata, su questo intervento. Noi sappiamo che il maestro Bere domani deve ripartire immediatamente per Lione, è preso da tantissimi impegni, però devo dire che sono rimasto veramente meravigliato dall'affetto col quale ha partecipato a questa serata. È arrivato in elicottero, ripartirà in elicottero, perché non aveva il tempo materiale di arrivare in un altro modo, e quindi gli siamo tutti molto grati, io particolarmente, perché ho, diciamo, favorito questo, ho chiesto proprio al maestro Berio di partecipare. Volevo una tua riflessione su questa serata. Ti ho visto molto preso dalla reggia, dal parco, da questo, diciamo, contesto. Sì, forse il contesto è la parola giusta. Sì, sono rimasto colpito, sopraffatto addirittura dalla bellezza del luogo, dalla complessità del luogo. Poi questi echi che contiene, sì, è facile pensare alla funzione del luogo e si pensa a Versailles naturalmente, ma c'è qualcosa di diverso, qualcosa forse anche di più. E infatti è per questo che mi rammarico di non essere stato qui prima. Comunque si parlava appunto di complementarità, di questo, di quello, e nel lavoro Santa Cecilia, del rapporto con le altre culture musicali e con lo scavo, con l'analisi che dobbiamo continuare a fare, è nostro dovere. E questo direi mi convince a rivolgervi un piccolo invito. Che va contro l'abitudine di oggi, cioè l'abitudine la tendenza a ridurre tutto a oggetto, nei casi peggiori a mercanzia, riconoscibile a un primo momento. E è un invito a rendervi conto che le cose non sono mai sole, c'è sempre un contesto, e spesso il contesto è più forte della cosa in sé. Quindi questo dialogo tra contesto e oggetto della nostra attenzione è fondamentale. C'è un modo di dire americano, anche un po' volgare se volete, ma che mi è sempre piaciuto, e dice: "It takes two to tango", ci vogliono due persone per ballare il tango. Cioè le cose da sole non esistono. Questo breve, semplice modo di dire americano si può trasportare a dimensioni molto, molto ampie.
dove non è più questione di tango, di America, eccetera, ma veramente diventa un fatto etico, quello di riuscire a capire il contesto in cui avvengono le cose e come queste cose sono abitate da quel contesto e come queste cose possono abitare un contesto, una regione molto evidentemente deve essere preziosa per noi. Io ringrazio il maestro Berio, tutti ringraziamo. Noi raggiungiamo la sala, nel frattempo i musicisti. Ci sarà una piccola pausa nella quale Massimo Fargnoli e il maestro Berio si riaccomoderanno. No. No, 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 no. Si riaccomoderanno in mezzo a noi e verrà un momento chiuso il sipario per fare posto all'orchestra e togliere questo tavolo. A tra poco.
Thank you.
Thank you.